Questa è la Pagani Huayra BC, costa 2 milioni e 300 mila euro. Sono stati prodotti solo 20 esemplari, tutti già venduti. La sigla BC è per dedicarla a Benny Caiola, uno storico e noto acquirente della marca. Infatti è stato uno dei primi ad acquistare una Zonda. Quest'auto pesa 132 kg in meno rispetto alla versione standard. Infatti è stato utilizzato una fibra di carbonio particolare, tecnologicamente avanzata, che è del 50% più leggero e del 20% più rigido rispetto alla fibra di carbonio standard. Utilizza pneumatici Pirelli P0 Corsa che dispongono di 12 diverse mescole di gomma. Le sospensioni bracci trasversali sono ora in alluminio aeronautico noto come Avional. Insomma, ragazzi, questa è una bestia. Motore AMG biturbo da 6 litri V12, pompatissimo, 789 cavalli di potenza per 588 kW e ben 1100 Nm. Adesso è il momento di andare a provarla. E andiamo a testare questi 1100 Nm. Anche se il mio ingegnere mi ha detto vai piano, fai scaldare le gomme. Io scarico subito 789 cavalli e di primo acchito, ragazzi, questa leggerezza, questi 132 kg in meno rispetto alla Huayra standard, si sentono. E d'altronde, guarda qua come si controlla. Ai 100 si frena. Siamo sul circuito ufficiale di Porsche, rilasciato nell'ultimo DLC per Project Cars 2. Ragazzi, era da tanto che non giocavo sulla realtà, in realtà virtuale, e onestamente è veramente un peccato non sfruttare questa tecnologia, perché rende davvero bene. L'ho già detto più volte, sembra di essere all'interno della macchina. Guarda, si anticipa anche la curva. Mamma mia, ragazzi. Comunque, appena si riesce a capire come si comporta l'auto, si riesce a piazzarla dove si vuole. Guarda qua, correzioni. Uno scarico di potenza pazzesco. Non so se riuscite a sentire anche il soffio del turbo. È un hypercar che fa sicuramente sognare. 20 esemplari a 2 milioni e 300 mila euro, che sono stati praticamente immediatamente venduti appena proposta l'auto al Salone di Ginevra, come vi dicevo poc'anzi. E tutta questa fibra di carbonio, nuova fibra di carbonio, 50% più leggera e 20% più efficace e resistente, sicuramente su quest'auto si fanno sentire. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Io vi invito assolutamente a testarla. Magari questo non è il suo circuito, cioè non è il circuito adatto per quest'auto, perché non si riesce a sfruttare tutta la potenza del motore V12 da 6 litri AMG biturbo. Cioè, che figata, si vede anche il riflesso sul parabrezza. Mamma mia. Cioè, questa qua è una hypercar di lusso, nel senso non per il suo prezzo, ma anche per come è concepita, ma c'è una sportività innata, malgrado tutto, che sia abbastanza larga come macchina, che te la fa godere. Guarda qua, la metti dove vuoi sta macchina. È un mostro.
Le Pirelli fanno il loro lavoro, anche se io le stresso parecchie, parecchio. Senti, senti. Io ragazzi vi invito a lasciare un commento su cosa ne pensate di questo mostro. Un mostro che l'hanno fatto dimagrire di 132 kg. Ragazzi, togliere 132 kg da un'auto così non è da poco, eh. Guarda, guarda. Per controllare devi mettere giù una marcia e comunque. Guarda. Ha detto basta. Bene ragazzi, io vi invito a lasciare un like per questa Pagani Huayra BC, a lasciarmi un commento se avete il piacere di farmi sapere cosa ne pensate di quest'auto, ad iscrivervi al canale, tanto è gratuito, e se non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per essere notificati quando pubblico un nuovo video. Noi ci vediamo al prossimo. Da Fabris è tutto e dalla Pagani Huayra BC. Ciao!